Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qua su Skyrim. Ok, ma giusto le cuffie. Ok, allora abbiamo fatto che cazzo di quest abbiamo fatto? Verdorato. Ok, ora abbiamo tante quest secondarie. Però vediamo un po' se facciamo una quest, altra quest primaria, quest principale. Allora, vediamo un po'. Parla papa grigia. Ok, vediamo un po' se c'è qualcosa. Sivero nero, orchidea, sivero nero, cavallo, illusione, niente acquistare. Vediamo un po', parliamo a sivero nero. Andiamo, reordo questa missione, mi sa era tosta da fare. Dove cazzo è? Ah, ok, devo andare qua su a Riften. Riften. E prima a Fortezza di Mistfell. Mi sa, sì, è quello che sta nella prigione. Ma non mi ricordo un cazzo. E quindi non saprei se è quello o meno. Sì, è quello là, ok. Quello che sta in prigione. Benissimo, ok. Quindi non mi ricordo se la quest. Mi sa, è veramente tosta, mi pare. Mi pare di sì. Vediamo se cerchiamo un modo poi per riuscire a Ho farla, sta sentito che stanno quest. rifondando i dockyard. Ok, allora dovrebbe stare di giù. Ultimamente No, la su, città è ok. abbastanza tranquilla. Andiamo, sempre. Se Ok, si sempre lasciano qui, le ok, cose così, salviamo. faresti meglio a tenere gli occhi. Bene, Ok. ecco il mio piccolo tuttofare. Mi ha mandato Luis Letrus. Aspetta, che cazzo sto dicendo? Quando Luis. sei Ah, qui ok, per no. Mi ha fissarmi o mandato per Luis una visita Letrus. ricordata? Fammi indovinare. Vuole il suo cavallo. Ebbene, credo che sarà un problema. Vedi, io non possiedo esattamente Frost. Il cavallo che hai venduto a Letrus non è tuo. Esatto. Vedi, Frost appartiene alla tenuta Rovonero. Di fatto, tutto quello che è della tenuta appartiene a mia madre, Maven. Il mio piano era quello di prendere il cavallo dal nostro alloggio e consegnarlo alle Thrush e alle scuderie. Ovviamente la cosa non è andata esattamente come avevo previsto. Ma non voglio contrariare le Thrush. Ascolta, ruba il cavallo, consegnalo e potrai tenere la seconda metà del pagamento. Allora, sai, scommetto che Maven mi pagherebbe di più per questa informazione. Certo, approfittiamo del poveraccio chiuso nella cella. Va bene, posso rendere l'accordo più accettabile. Naturalmente non ho nulla qui, ma nell'alloggio c'è un nascondiglio e sono riuscito a procurarmi la chiave. Prendi. Ciao, depilazione di Sibi. Ok, colpa il pozione della casetta, ok. Ah, Allora, finalmente vediamo un po'. qualcuno con cui parlare, oltre a quelle stupide guardie. Se Maven ti ha già sbattuto in prigione, perché rubare il suo Non sto cavallo? rubando nulla. E poi un po' di tempo in prigione non mi farà gettare a terra fingendomi morto. Quando Ok, troverò quello. allora, questa si è aggiornata. Mi ha chiesto il prossimo. Gualdrina, le Ok. Andiamo a torce fare ho il fuoco intorno. altativo. Fuoco altativo sarebbe nella casa di Maven. C'è un nascondiglio, un piccolo bauletto o cosa del genere come questo qua. Non mi ricordo, ma. Quindi aspetta. Queste fatte veramente, cioè 2 anni fa, un anno fa. Allora, ma la casa di Mave è questa. Ok, noi ci entriamo, ma non so se c'è qua dentro il baule, baule. Non mi ricordo. Vediamo un po', aspetta. Dalla casetta. Ma è qua. Qua, vedo la perdita. Vedi, ma nero, ho fatto delle ricerche sulla spedizione del tuo carico di idromele diretta a Sirio Dillo e ho capito che sia è stato intercettato da un gruppo di mercenari al soldo dell'impero. Secondo le mie fonti, questi mercenari non stavano dicendo su ordine e hanno semplicemente attaccato la carovana per impossessarsi delle provviste. Ho inviato una richiesta di risarcimento per conto tuo al Consiglio Imperiale. I responsabili dell'accaduto sono già stati riuniti. Vorrei cogliere l'occasione per porgerti nuovamente le mie scuse per questo increscioso incidente e assicurarti che le spedizioni future nel nostro territorio verranno accolte al confine da una pattuglia imperiale e scortate personalmente alla destinazione. Regin Limilus, responsabile della relazione commerciale della città imperiale. Ce lo prendiamo. Ok, qua c'è il libro. Io ovviamente non so se è qua la casetta, magari giù. Ingun, per quanto ancora vuoi sprecare la tua vita preparando quelle stupide Vediamo un po'. pozioni? Te l'ho detto, non ho alcun interesse verso gli affari di famiglia. Aspiro a C'è una diventare porta molto chiusa, più mi pare, qua. influenzabile. Dove I tuoi impegni fa personali delle cose, stanno Mario. scoprendo. Oppure la mia figlia preferita Qui. potrebbe Ma finire no, sulla non strada apro. senza un septim di eredità. Chiaro? Sì, nonna. Ma dove cazzo è sta casetta?
cazzo, ma cos'è qua? Qui ci sono altre lettere. Lettera di Christoph, boh. Carissima Mappen, dopo la nostra discussione di 2 settimane fa, temevo che gli affari avessero preso il sopravvento sulla nostra amicizia. Il fatto che tu non abbia ancora risposto alla mia ultima lettera sembrerebbe confermare i miei sospetti. Mi rendo conto che il mio errore ti è costato caro e voglio fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per rimediare. Se vorrei parlarmi, mi troverai la giumetta bardata a Whitran. Che succede? Perché? Che palle. Perché? Forse anche ancora mi vedevano, mi sentivano. Ok. Andiamo sopra. Ingun, per quanto ancora vuoi sprecare la tua vita preparando quelle stupide. Ok, mi abbasso. Lo prendo. Te l'ho detto. Ok. Leggiamo Sabjorn, lettera di Sabjorn. Maven, questa è l'ultima lettera che scrivo. Ne ho fin sopra i capelli dei tuoi metodi disonesti. Un po' di sana concorrenza non ha mai fatto male a nessuno e l'ho ingrobato a malapena scalfito le rendite della tua attività. Ho perso altri due carichi questo mese per colpa di questi cosiddetti banditi. Se scopri che c'è il tuo zampino, ti denuncerò allo GR Sabjorn. Lo prendiamo. Abbiamo sarebbe l'onico, sarebbe una specie di cosa concorrente. Noi abbiamo fatto una quest a riguardo. Una quest a riguardo dove abbiamo messo fuori gioco la produzione di Oningrove. E adesso la distilleria fa parte, ce l'ha, diciamo, quello là, che non mi ricordo il nome, di questo tipo qua, che lavora sempre per Maven, ovviamente. E faceva da, non mi sa, apprendista a quell'altro tipo che era sempre là. Adesso non mi ricordo, ora invece è il capo proprio. L'ha messa Maven come capo. Ma do cazzo sta cosa qua? Ma forse nella casetta sempre là. Aspetta, no, qua. No, qua siamo andati prima. E deve essere sempre. È lì, vedi, cavolo. Deve essere nella casetta. Scendiamo giù. Allora, qua stanno mangiando. Sì, guarda di sì. Perché la casa è questa, ovviamente. Si può andare giù. Là c'è la porta che non ho aperto. Perché là fa delle cose. Maven fa. E tiene ben chiusa. È un collegamento a una confraternita scura. Ecco, mi spoilerà questo. Diciamo. Allora. Se hai intenzione di sistemarti a Ritzen, c'è un caldo in vento. Aspetta, ragazzi, devo andare fuori. Qua. Ok, devo uscire forse dalla. Non so, posso andare di qua, ovviamente, no? Fattoria. E andare direttamente a quella casa. Eh sì, perché c'è una casa là. C'è il cavallo, mi pare, sì, mi pare così. Dovrebbe essere là la. La cosa. Allora, devo andare di qua. Qua mi sa ci sono ragni congelanti, congelosi. Ma cazzo si dicono ragni velenosi, ecco. Però con che gelano. Boh, vabbè. La messa parola. Oh no, la Spriggan. Perché c'ho l'Ortigan ancora? E muori. Allora c'è il cuore, mi sa di. No, il fittone. Vabbè, il cervo non. E quel ragno congelante. Aia. Muori, cazzo, dai. Ma sempre. Non ho mai vigore, no, no. Sta cazzo di vigore sempre che scende. Qua è morto un bandito. Un cacciatore. Rimandello oro. Vabbè, c'ha cose comunque potremmo vendere. Tutte queste cose qua che fruttano, però. Lasciamo perdere tanto. Andiamo sempre giù, andiamo verso la casetta. La dobbiamo vedere già. La forse è dietro quella montagna. Sì, deve essere dietro quella montagna là. Per arrivarci, mi sa che dobbiamo andare di qua. Sì, di qua, penso, non mi ricordo più. Allora, no, ma si trova proprio sopra là. Come cazzo faccio ad andare sopra? Aspetta, c'è una stradina che mi porta sopra? No, devo andare da questa parte, mi pare. Perché non so se scala le montagne, ma non penso, perché ogni volta si blocca. Anche se salto sempre, che è un metodo che uso io per scalare le montagne. Ma tanto si blocca.
sono punti dove si blocca sta. Dai dai, manca poco. Fammi salire, dai, fammi salire. Dai, che ci abbiamo fatta. Dai, ok. Di qua penso arriveremo subito. Scenderemo giù con la casetta. Dovevo arrivare dall'altra parte, devo restare là. Qua mi sa, qua salvo. E mi sa è tosta sta quest. Quello è il cavallo. Ho scelto un pessimo momento no, per smarrirti. Vediamo un po' se, come dico io. O magari l'ho fatta all'inizio la quest, cioè all'inizio del gioco del quel personaggio che c'è livello 52. Magari sono molto deboli ora. Ma mi pare che dentro sono forti. Questo è Frost, Frost, ok. Qua dentro, aspetta un attimo. Ok. Entriamo. Ma mi pare che ci sono altri nemici dentro. E salvo un attimo. Non vorrei dire stronzare, mi pare di sì. Cos'è stato? Infatti. Vediamo se è forte. No, non è forte questo. Però mi ricordavo forte. Boh. Ah, ecco quello forte. No, l'ho mancato, merda. È morto. Ok, ci prendiamo denari di questi qua. Tutti mercenari, ovviamente assunti da mamma. E muore, ok. Ma mi pare comunque all'inizio del gioco che l'ho fatta sta missione, proprio all'inizio del gioco. E quindi avevo livello basso. Non avevo manco aiutanti, quindi. Sì, deve essere così per forza. Sennò. No, cioè, io mi ricordavo che erano forti. Qui ci sono una pipa. Ma vabbè. Allora, Barezia. Ok. 8 ne ho già prese. Io manco ho fatto questa missione in quel. Nel personaggio che ho io, livello 52, qualche mi potenzia, fortività, questo libro mai letto mi pare, vabbè mi sa, è una sceneggiatura. Andiamo un po', aspetta, non mi ricordo più. Sì, è una sceneggiatura. Allora, nel personaggio che avevo io, livello 52, non ho mai fatto la missione di Perezia là, perché non ho mai completato, non ho mai preso tutte le pietre. Sto papinando anche. Ok. Allora. Entriamo. C'è un cazzo. Ok, allora la casetta. Dove cazzo, eh? Mi segna laggiù, mi va. Devo andare giù. Qua non sono da nessuna parte. No, qua si va giù. Qua c'è un baule. Che non siamo. Non abbiamo preso, non abbiamo. Come si dice? Forzato, ecco. Mi raccatto tutto quello che mi serve. Ora devo scendere giù. Di là non vado da nessuna parte. Quindi qua l'unica possibilità è scendere giù. C'è una pozione generativa. Poi non mi pare non c'è più nulla. Sono porte qua. Qui c'è un letto. Aspetta. Borsa di monete. Posso dormire? No, non posso dormire. Ok. Apro. Ok. Qui c'è la lettera. Documenti di Frost. Con un baule. Che era. Ok, lo forzo. Perché dico saccheggio? Che poi lo saccheggio, vabbè. Qua altre robe. C'è quello che mi ha detto lui. Oro. Rubo e l'oro. Quindi. Che poi potevo scendere anche di qua. Ma cosa proprio coglione, vabbè. Allora, prendiamo la lettera di Frost. Documenti di Frost. Asso di proprietà, cavallo, però sesso stallone, coloro che stanno chiaro. Perché sesso stallone, che vuol dire sesso stallone? Sesso maschio, fa preferenza si stallone magari. Vabbè, Silvestro stallone. No, vabbè. Padre Greni, nonno Stelpin, madre ignota, il bisnonno chi è? No, vabbè, la gerarchia. Questi sono cavalli di razza, comunque. Si usano queste cose, comunque. Però, sesso stallone, boh. Ho capito che è un cavallo maschio ed è tuo stallone, però. Forse. Non lo so. Vabbè. Prendiamo il cavallo. Torna da Luis Retrush. E ci andiamo con il cavallo. Allora. Ma posso fare che è già rapido con il cavallo? Andiamo un po'. Sì, posso fare. Ok, allora. Dobbiamo andare di qua. O sto sbagliando?
Scusa, ma sei pelasto? Che cazzo? Cioè, allora io dovevo andare di qua. Perché ho fatto il viaggio rapido sempre nella stessa posizione? Ma sono proprio idiota. Vado rincoglionito, vado. Dai, dai, tanto non muore mai il cavallo. È raro, cioè, è raro che muore il cavallo, però se muore, muore. Vabbè, io vado, non vado mai a cavallo su sto gioco, vado sempre a piedi. A parte faccio sempre viaggi rapidi, quindi. Eccolo qui. Che cazzo sta facendo? Che cazzo fai? Dove vai? Dove vai? C'è un... Ah, c'è un... C'è un... Non mi morire, mo. Oh, scendi dal cavallo, scendi dal cavallo. È scomodo combattere dal cavallo, non è tutto gioco. Ok. Anche il cavallo partecipa alla battaglia. Ah, ce l'hai fatta. Devo Sì. ammettere che non credevo ne fossi capace. La tua ricompensa è senza dubbio meritata. E Vedo qua. te, ma non Frost. Torna quando avrai il Cosa cavallo sta qua, completo. Frost? Non lo vedi? Speriamoci così. Facciamo lo scambio. Ok. Allora. Quindi posso anche prendermi Frost, ma non so se mi conviene, perché alla fine non lo uso mai Frost. A proposito del mio Sì, compenso. tieni. Ora credo sia meglio che me ne vada. Ok. Che cazzo c'è? Ah, ok. Si è teletrasportato 1000 di oro. Potevo tenermi anche Frost, ma non mi serve, che me ne faccio? A parte che poi dopo, quando farò la quest di Ecofreni dell'Oscura, mi prenderò lo Shadowmare, Shoutor, lo Shadow, come cazzo si chiama quel cavallo imbattibile che viene, emerge dalle paludi, come cazzo, se non mi ricordo dove emerge, dal laghetto mi pare. Vabbè ragazzi, io ho finito pure la quest, mi pare, sì. Ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, lasciate un like per supportarmi e iscrivetevi per restare aggiornati su questa serie e altre che ne farò. La quest non so se è durata parecchio o molto, potevo anche far vedervi che cazzo si... Cioè, non ha senso. Vabbè, comunque, potevo farvi vedere le varie, diciamo, opzioni, ma sarebbe comunque finita che o lo uccidevo in quel momento, oppure mi prendevo Frost minacciandolo e lui magari con la minaccia avrebbe detto va bene, così e colà. Ma io ho scelto comunque di prendermi i soldi alla fine di Frost. Non me ne farò un granché perché poi un giorno mi prenderò questo cavallo qua, Shadowmare, che è molto più forte. Shadowmare, non mi ricordo come cazzo si chiama. È molto più forte, è molto, ecco. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video perché mi stavo appena di nuovo. Quindi state bene, ciao a tutti.